Una delle poche certezze che ho nella corsa è che con il cambio tra un modello e l'altro, nel 90% dei casi il comportamento della corsa non cambia in maniera sostanziale, ma con il lancio dell'altra Rivera 2 siamo sicuramente arrivati a un miglioramento importante rispetto al primo modello. E per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che pesa 240 grammi, drop 0, 26 mm nel tallone, 26 mm nell'avampiede, rispetto alle Torin sono 2 mm in meno, rispetto alle Scalante sono 2 mm in più. E voi direte, ma quali sono stati i cambiamenti significativi rispetto al passato? In primo luogo nulla è cambiato del battistrada, nulla è cambiato dell'intersuola, intersuola in altra ego che è molto reattiva e veloce e al tempo stesso anche significativamente molto leggera. Quello che è cambiato è semplicemente la parte della tomaia che nell'avampiede è sostanzialmente con un mesh ingegnerizzato più leggero rispetto al modello precedente, ha una copertura superiore che consente di garantire una durata della tomaia stessa più a lungo, la linguetta è stata dimagrita in maniera importante rispetto al modello precedente, ma al tempo stesso nella parte del tallone abbiamo notato un miglioramento sostanziale che consente al piede di essere davvero coccolato e al tempo stesso di avere una sorta di divano che vi farà correre davvero a lungo. Inoltre la scarpa è migliorata anche dal punto di vista estetico perché è davvero parecchio elegante, il bloccaggio del piede è davvero molto significativo, soprattutto nella parte mediale. Nell'avampiede noteremo sempre lo stesso spazio, anche se forse a livello di lunghezza della scarpa, soprattutto a causa di questi rinforzi frontali, potreste dover comprare un mezzo numero in più. A livello di battistrada invece nulla è cambiato. Peccato non averla avuta a disposizione durante la mia corsa con il ghiaccio di qualche settimana fa. Sappiate però che questa scarpa va a colmare le pochissime lacune delle Torin 5 e di conseguenza, secondo noi, potrebbe essere utilizzata più a 360 gradi, in particolar modo non soltanto per allenamenti lenti, ma anche e soprattutto per allenamenti veloci, e vi consentirà sicuramente di correre di avampiede, cosa che dal mio punto di vista non è necessariamente un aspetto negativo. Ovviamente non vi consiglio di utilizzarla per più di 100 km a settimana, come ho già raccontato nel video precedente, sappiate però che questo miglioramento consente alla scarpa stessa di posizionarsi come una delle migliori scarpe all around, soprattutto per chi volesse ancora nel 2022 avere una sensazione di contatto al terreno, avere la possibilità di spingere il piede senza farsi spingere dalla scarpa. Secondo me scarpa davvero promossa, con il lancio della Rivera 2, il modello precedente è super scontato, quindi non escludo per chi volesse fare qualche affare di acquistare comunque il modello precedente. Prima di lasciare la parola al prodepodista, non dimenticate di iscrivervi al canale, perché nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Il mese di marzo è quello delle novità delle scarpe. Senza ulteriori indugi, sentiamo cosa ci ha raccontato il prodepodista. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Ciao! Allora Andrea, non siamo arrivati a 1000 km, però questa altra Rivera 2, visto che abbiamo testato anche il primo modello, ci sono abbastanza chiare le caratteristiche. Secondo te questa scarpa a chi è adatta? Aspetta che me la tolgo, con questo tallone un pochino più, con questa conchiglia più cicciosa, ha aperto il suo parco clienti. Sicuramente adesso la potranno usare più atleti. È una scarpa comunque relativamente leggera e veloce. Io l'ho trovata più veloce della Torin, comunque più dinamica in generale. Adesso col fatto che è un pochino più cicciosa anche nel retrotreno, risulta più ammortizzata e più comoda anche. Secondo te per quali distanze la utilizzeresti? Un po' come la Torin, non la utilizzerei per distanze sopra i 14 km. A questo punto la utilizzerei tranquillamente a 4 km in una mezza maratona in gara, però diciamo. Quindi potrebbe già essere di più una scarpa per gare da 1 ora e 25 a 1 ora e 30 in mezzo. 10 km sopra i 4 al chilometro anche lì la utilizzerei, sotto magari no. In generale però per gli allenamenti di tutti i giorni la utilizzerei per corse lente dagli 8 ai 12 km. E poi paradossalmente leggendo l'etichetta sono scarpe davvero del 2022
appena arrivate sul mercato italiano e quindi secondo me hanno davvero un'ottima intersuola. Che sensazione hai avuto correndo e confrontando la stessa intersuola del modello precedente? L'intersuola mi sembra un pochino più morbida, poi ci siamo un po' confrontati, abbiamo detto che rispetto alla Rivera 1 era solamente più morbida in quanto più nuova. Come intersuola offre un buon sostegno nella zona mediale, ti dico quasi che si sente come se ci fosse un inserto antipronazione, non c'è, ma per far capire che comunque è una scarpa che dà stabilità. L'intersuola è comunque relativamente morbida, non come schiume tipo lo Zoom X, per darci un'idea, un po' come il DNA della Brooks Goss, per intenderci. Invece secondo te, Andrea, la tomaia, che è di fatto la parte che è cambiata completamente rispetto al modello precedente, come l'hai vista, è migliorata e soprattutto che sensazione ti ha dato in corsa? Posso dirti una cosa che mi è sembrata strana: a vedere dal sopra la Rivera 1 e la 2 sembrava che la 2 fosse nettamente più ampia, invece poi provate mi sembravano uguali, se non addirittura il contrario, un pochino più stretta e un pochino più corta la Rivera 2. Forse in corsa mi ha dato qualche problema, tra virgolette problema in più rispetto alla Rivera 1, nel senso che era solamente un attimino più precisa rispetto alla prima versione, però per il resto direi che cambia davvero pochissimo. Calzata stesso numero o mezzo numero in più? Qua mi fai una bella domanda, ad oggi forse, ma adesso me la potrei dire anche te la tua, forse prenderei il mezzo numero più grande io. Io di solito di altra prendo sempre il mezzo numero più grande, perché comunque nonostante lo spazio nell'avampiede sia più importante, in avanti invece trovo che sia meglio avere un mezzo numero in più. Devo dire che con la Rivera 1 però non avevo così tanto il piede al limite, invece con la 2 forse sì, col mezzo numero in più ci voleva. Invece a livello di battistrada, che sensazione hai avuto? E secondo me è molto molto simile rispetto a quello del modello precedente, se non addirittura uguale. Sì, è praticamente lo stesso, infatti sarebbe una scarpa da tenersi in inverno per evitare di cadere sul ghiaccio. Però guarda, ti devo dire che anche sulla pista bianca teneva abbastanza, quindi direi che dai, per il periodo estivo le possiamo usare. Invece parlami velocemente del tallone, che secondo me è una piacevole scoperta ed è sicuramente migliorato rispetto al primo modello. Esatto, una piacevole miglioria, più morbido, più ciccioso, direi che per una scarpa tra virgolette estrema, più estrema rispetto alle scarpe classiche, fa molto piacere avere un tallone così morbido. Qual è secondo te la durata di questa scarpa? Sto facendo la prova perché c'è la tomaia che è talmente fine che riesco a vedere il sole attraverso, quindi anche quella è una roba in più. Secondo me in estate sarà relativamente traspirante perché è molto leggera. La durata di questa scarpa non è secondo me come quella della Torin, essendoci comunque un pochino di meno di ciccia, però ti dico, sono scarpe che durano di più delle altre. Ho visto qualcuno che l'ha tirata ai 1000 km, in generale le scarpe con questo drop così basso, perché fondamentalmente dopo quando si schiaccia l'intersuola rimane comunque una scarpa da correre in avampiede, da sentire il terreno, quindi per assurdo non perde le sue proprietà. A livello di ammortizzazione invece è ovvio che rimarrei sui soliti 600-700 km, però ti dico che l'utilizzo forse della scarpa può essere anche di più. Invece secondo te quali sono i pregi e difetti di questa Rivera 2? Allora, il difetto è che mi vendi un 9,5 e invece dopo dovrei prendere un 10, per assurdo. Sto parlando di misura americana. Mentre i lati positivi ti direi un po' tutti. Primo l'estetica è davvero migliorata tanto, sono rimasto sorpreso. Mi piace il colore, mi piace l'estetica in sé. Mi è piaciuto tanto invece il cambio nel tallone, rendendolo più morbido. A quali altre scarpe queste Rivera 2 assomigliano per chi volesse passare di fatto allo zero drop?
mi fai una domanda abbastanza strana. Per chi l'ha provata, le Zephyr sono abbastanza simili, queste qua sono un pochino più morbide. Guarda, ti dirò, come impostazione di corsa non mi sembrano così tanto diverse da una Pegasus, per dire. Anche la Pegasus mi fa correre di avampiede, questa mi fa correre di avampiede. Se dovessi dire una scarpa che hanno usato un po' tutti, che è nettamente più ammortizzata di questa, è la Rincon. Questa rimane una scarpa un pochino più bassa, con un pochino meno di drop. E niente, però l'idea potrebbe essere quella. Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni di scarpe e di tecnologia. Stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e noi adesso andiamo a berci un coffee. Ciao, io ho il sole contro, io sfrutterei ancora questa mezz'ora che abbiamo di luce, ma un altro caffè quasi, ce lo beviamo. Oh, Max, ma non lo stiamo più ricordando, stanno arrivando un po' meno coffee del solito. Un po' meno coffee del solito, però fa parte del gioco. No, che fa parte del gioco, dai. Intanto vi ringraziamo per quelli che arrivano, quelli che sono arrivati, quelli che arriveranno. Ciao! Ciao, grazie!